Bene, amici di Rai 1, siamo arrivati alla terza anteprima, quindi all'ultima anteprima del Festival di Castrocaro 2013. È la 56esima edizione e noi le due serate precedenti abbiamo conosciuto 8 dei 12 finalisti, quindi stasera conosceremo gli ultimi 4. Quindi la tensione sale, ci avviciniamo alla finalissima di domani sera. Domani sera a Castrocaro si daranno battaglia questi ragazzi. Siamo curiosi di conoscere anche questi ultimi 4, perché dovete sapere che insomma noi stiamo già facendo le prove in piazza con l'orchestra ed è una cosa meravigliosa assistere alla nascita di una canzone, non solo una canzone edita, perché questi ragazzi canteranno canzoni edite conosciute, ma anche agli inediti che portano questi ragazzi e sui quali puntano loro e puntano i loro produttori, perché c'è tutto un lavoro intorno a questi nuovi talenti. Bene, allora siete pronti per conoscere gli ultimi 4 finalisti? Io sì, allora possiamo andare, andiamo. Diciamolo subito. Davide Papasidero. Nascondersi fa male e ormai non basta più. La realtà è diversa, lo sei anche tu. Quando si va a provare delle emozioni così forti, così particolari, non si riesce poi in verità neanche a capirle. Ma vedi quello che non c'è, riuscirai a liberare il tuo universo e troverai il coraggio che ora hai perso. Solo col tempo capirò la bellissima occasione che potrò vivere, insomma. La prima persona alla quale ho pensato quando mi hanno detto che ho vinto probabilmente sono stati i miei genitori, perché comunque se sono qui devo tutto a loro. Davide ha cantato da piccolissimo in un karaoke. Si è iscritto da solo e io non l'avevo mai sentito cantare. Mai una povera illusione. Abbiamo capito che era la sua passione, ma io insistevo nel dirgli che doveva nuotare, che gli faceva bene. Più che normale. L'ho presa, diciamo, come una voglia di un bambino, insomma. Che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già. Inizialmente, appunto, questo karaoke l'avevamo presa tutti come un gioco, anch'io devo essere sincero, in prima persona. Poi invece mi hanno iscritto ad una scuola di canto i miei genitori e da là comunque vedevano piano piano i risultati, la crescita, quindi hanno detto perché no, proviamo. Ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. Ciao! Ciao, eccoci. Sei pronta per la pizza? Sì, sono pronta. Beh, allora, è tutto pronto. Io intanto mi preparo. Sì, preparati. Un'altra persona sicuramente molto importante per me è mia nonna, perché purtroppo circa 2 mesi fa ho perso mio nonno ed è stato insomma un momento molto brutto per tutta la famiglia, però sicuramente ci ha legato ancora di più. Passiamo tantissimo tempo insieme e facciamo tantissime cose assieme, ad esempio ci divertiamo a cucinare come stiamo facendo oggi. Se ci smette fa certe torte ed è una cosa magnifica. Cucina proprio... Ma non esageriamo. La canzone che mi piace di Davide è di quando era piccola, che aveva 16 anni. Sì, c'ha una voce tutto. Da bambino e quando la canta mi fa tanto suggestione. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Davide è l'angelo del canto. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza.
penso che lui debba far vedere anche un pochino la sua personalità. Quindi una personalità che ha mille sfaccettature, ha mille colori. Per un artista non credo conti essere attraenti. Io sono veramente contro questa idea perché la vedo un'idea molto superficiale. Penso che conti veramente l'essenza della persona. Conta per un artista essere attraente quando non ha niente da comunicare. Lo lasciamo così, un attimino riposare, stai tranquillo e dopo te la tolgo. Va bene. Mamma, mamma, mamma. Davide mi fa sempre ridere perché combina certi impicci come un bambino piccolo. I miei amici sono tanti, sono persone solari come me. Una cosa importante riguardo l'amicizia è proprio il fatto che quando una persona sta male, quando succede qualcosa, l'altro è presente. Può sembrare una frase fatta, però se lo si vive in prima persona come è capitato a me, questo è vero, insomma, è sincero. Allora, visto che purtroppo non tutti voi potrete venire a Castrocaro a vedermi, ho pensato di fare questo piccolo concerto. E per voi e insomma divertiamoci un po'. Con i miei amici faccio di tutto, siamo molto pazzi, quindi ci divertiamo veramente a ballare, cantare, facciamo imitazioni. Abbiamo momenti folli, oppure ci sono anche altri momenti in cui magari ci piace parlare di cose più filosofiche, di cose più creative. E però la cosa bella è che siamo ognuno diverso dall'altro. Così abbiamo conosciuto tutti e 12 i finalisti del 56esimo Festival di Voci Nuove, ma di Volti Nuovi di Castrocaro. Bene, allora, queste videocassette le abbiamo scrutate, così siamo andati dietro le quinte, abbiamo visto le esibizioni, questi tour straordinari in tutta Italia. Bellissimo, tutto molto molto bello. Ma adesso arriviamo al dunque. Adesso bisognerà domani sera scoprire chi di loro sarà il trionfatore, il vincitore di questa edizione importantissima del Festival di Castrocaro. Anch'io non vi nascondo che sono molto emozionato, perché la verità è che non mi sento solo il conduttore. Sì, domani sera sarò il conduttore della serata, ma insomma io mi sento uno di loro, perché ancora, e nonostante abbia una certa età, mi sento un pupo, uno che deve ancora cominciare. E voi vi chiederete: pupo, ma perché queste tre anteprime tu ti sei vestito sempre allo stesso modo? Mi sono vestito sempre così perché a parte mi piacevo così, ma poi perché domani sera, cioè domani sera in diretta, vi farò una sorpresa, quindi una sorpresa, mi cambierò il vestito, quindi vedete, insomma, non perdetevela, anche forse solo per questo. Buonanotte, a domani sera. Buonasera, benvenuti al 56esimo Festival di Castrocaro. Ora i 12 finalisti. Hai travolto la mia barriera, una polveriera. Quanti donne che sei stasera? Tastiera che suoni per le mie mani, luna cui mando i miei aeroplani. Stai cambiando i suoni.
grazie. Buonasera, benvenuti, fate il vostro applauso ai 12 finalisti della 56esima edizione del Festival di Castrocaro. Questo è l'applauso di Piazza d'Armi qui a Terra del Sole, Castrocaro Terme. Aspettaci in postazione, Paola Sfidante, e sono qui insieme a Davide Papa Sidero, che viene da Roma, ha 22 anni e canta Un'emozione da poco. Grazie, grazie. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà Papa Sidero, bravo, bravo, bella interpretazione, anche un bel arrangiamento, complimenti, accomodati. Bella gatta da pelare per la giuria questa, perché sono due interpretazioni molto molto belle, poi anche direi molto personali. Allora Claudio Cecchetto, tu, chi devo cominciare io? Cominci tu, cominci tu. Allora, bella di... Allora, prima di tutto devo fare un commento su Davide, sì. Mi piace il suo look perché si fa crescere i capelli dove gli uomini generalmente li perdono, quindi mi piace la sua pettinatura. Grazie. Ma non mi piace solo la sua pettinatura, mi piace la sua grinta, tu bravissima, però come è successo con Davide Golia ti sei scontrata con Davide. Grazie. E quindi Davide, voto lui. Papa Sidero per Cecchetto, Iva Zanicchi. No, Paola, sei brava, davvero, no? Le solite cose che si dicono, tu sei brava sul serio, hai avuto proprio il sorteggio sfortunato, perché questo ragazzo è straordinario. Grazie. Trovo che sia un grande, quindi per il tuo cui voto io va... sono Davide, per Davide. Davide, Marco Masini. Eh sì, anche a me piace il look di Davide, perché ha una camicia che se gli si casca un camaleonte lo manda in manicomio, però a parte questo, io lo scelgo pieno perché è più particolare. Quindi scegli? Davide, sì. Davide, grazie. A questo punto 3-0. Alexia, tu avresti votato per? Davide. Davide, grazie. Isabel? E voto mi per dispiace, io, Davide, sei magnifico, io avrei votato per Paola. Bene, bene, bene. Grazie, Davide, vai grazie, in semifinale. Grazie. Paola, complimenti perché quello che dicono non è... Davide Papa Sidero, complimenti Davide, spostiamo l'asta, a te non serve, a te non serve l'asta. Lui canta una canzone scritta da Verienti Capone, Papa Sidero, intitolata Non voltarti più. Grazie. Lo specchio non riflette, ma
mostra un po' di più. Conosce le paure che sai solo tu, e da lontano cerchi occhi che somiglino più a te, ma vedi quello che non c'è. Riuscirai a liberare il tuo universo e troverai il coraggio che ora hai perso. E come stelle cadenti viaggiamo in cerca d'amore in cieli troppo violenti e distanti dal sole. Ma tu non voltarti più. La luce ti spaventa, spaventa un po' anche me. La gente parla troppo e ride di te, ma non puoi stare più a pesare tutta la loro stupidità. Guarda me, sorrido già. Davide Papasidoro, complimenti anche a te, prego ragazzi, accomodatevi. Adesso è la volta di sapere, conosciamo il secondo finalista. Alexia, partiamo da te. Devo dire il nome secco? Secco. Davide. Davide Papasidoro per Alexia. Iva Zanicchi. Che crisi. No, perché io ero per Sanna, ma veramente troppo forte lui. Quindi? E quindi Davide. Davide Papasidoro, due voti. Claudio. Una bella cassa in quattro nella prossima versione. Davide. Davide, Davide Papasidoro. E Davide Papasidoro è il secondo finalista. Marco, io credo che anche tu abbia apprezzato. Isabel, grazie. Davide, complimenti. Accomodati pure. Vediamo adesso il secondo highlight, quello di Davide Papasidoro. Prego. Per te, per me, più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male. Una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto. Ecco, Davide Papasidoro. E adesso, amici, la giuria ha già espresso il suo voto, mi deve arrivare la busta con il nome del vincitore. Ma prima vorrei qui sul palco il sindaco di Castrocaro. Prego, eccolo qua, è di Castrocaro e anche... Beh, ecco, viene Luigi Pieraccini che ha un nome toscano. Ciao Luigi, noi ci conosciamo. Perché Luigi Pieraccini dovrà premiare prima del vincitore assoluto il volto nuovo, perché Castrocaro è anche il festival dei volti nuovi e il volto nuovo è praticamente sarà quello che è venuto così giudicato ed espresso dal voto della giuria degli storici, che ringrazio: Fiordaliso, Vallesi, Michele Pecora, Ligea, Paolo Mengoli e Donatella Milani.
e anche, ecco qua c'è la busta, e anche dalla, dal festival, come si chiama? C'è un'associazione che si chiama Festival Connection, non mi ricordo. Adesso, perfetto. Grazie, 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 molto carina. Sindaco, deve dire due parole intanto che guarda la busta. Intanto che lei guarda la busta, dico due parole. Intanto una piazza piena, bellissima, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Bravi i ragazzi, un livello molto alto quest'anno, siete stati tutti molto bravi. Due parole per questo comune, comune di Castrocaro Terme Terra del Sole, immerso in un verde. Qui vi aspettiamo anche durante la settimana, durante l'estate, per fare le cure termali, per godere della nostra cucina, del nostro ambiente, e grazie di tutto. Davvero grazie, grazie al nostro sindaco. Va la busta con il nome del vincitore assoluto del festival. Io a questa bella ragazza consegno la vecchia busta e ne prendo una nuova. E ho, ecco qua, l'amministratore delegato del Terme di Castrocaro, Lucia, la dottoressa Lucia Magnani. Complimenti, venga. A lei voglio chiedere una cosa. Queste terme sono terme storiche ormai, e quindi la gente viene qui da tanto tempo, ma mi dia un motivo in più per cui nel 2013 ancora la gente deve scegliere Castrocaro, perché? Beh, diciamo che terme storiche l'ha detto lei, un motivo sicuramente, ricerca scientifica, corretto stile di vita, una formula per allungare la vita e per vivere meglio, long life formula. Ecco perché scegliere nel 2013 le terme di Castrocaro, che comunque sono sempre un patrimonio preziosissimo per questo territorio. Grazie, la long life formula. Allora, lei prende il premio, lo prende dalla nostra valletta, grazie, complimenti, perché adesso, attenzione, siamo alla fine praticamente. Io ringrazio tutti, ringrazio Marco Masini, grazie per essere stato con noi, Alexia, Iva Zanicchi, Claudio Cecchetto, Isabella Adriani, tutti i nostri amici storici, Fiordaliso, Vallesi, Michele Pecora, Lighea, Mengoli, Donatella Milani, grazie veramente a tutti quelli che hanno lavorato a questa edizione del Festival 2013. Il vincitore assoluto del Festival di Castrocaro 2013 è, attenzione, scusa, che c'è? No, volevamo naturalmente ringraziare anche il maestro e l'orchestra, perché veramente è stata una serata stupenda. Stupenda. Grazie Stefano Palatresi. Detto, grazie a tutti, grazie alla 920, grazie al nostro capostruttura Antonio Azzalini, grazie a tutti gli autori, al regista Maurizio Pagnussat, al nostro coreografo, scenografo, a Luigi, a tutti quanti, grazie a tutti, davvero. Scusate se ho dimenticato qualcuno, ringrazio tutti. Adesso è il momento di proclamare il momento più bello, il vincitore di Castrocaro 2013, fra Davide e Papa Sidero e Francesco Ciapica. Il vincitore del 56esimo Festival di Castrocaro è Davide Papasidero! Ma Francesco è stato fortissimo e prende il premio. Prego. Grazie a tutti. Grazie, ci vediamo nel 2014 qui a Terra del Sole e a Castrocaro. Buonanotte, buonanotte, grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Noi ci vediamo Napoli prima e dopo il 3 agosto, sabato 3 agosto, sempre su Rai 1. Vi aspetto. Buonanotte a tutti. Le due serate precedenti abbiamo conosciuto 8 dei 12 finalisti, quindi stasera conosceremo gli ultimi 4. Quindi la tensione sale, ci avviciniamo alla finalissima di domani sera. Domani sera a Castrocaro si daranno battaglia questi ragazzi. Siamo curiosi di conoscere anche questi ultimi 4, perché dovete sapere che insomma noi stiamo già facendo le prove in piazza con l'orchestra, ed è una cosa meravigliosa assistere alla nascita di una canzone, non solo una canzone edita, perché questi ragazzi canteranno canzoni edite, conosciute,
ovviamente, ma anche agli inediti che portano questi ragazzi e sui quali puntano loro e puntano i loro produttori, perché c'è tutto un lavoro intorno a questi nuovi talenti. Bene, allora, siete pronti per conoscere gli ultimi quattro finalisti? Io sì, allora possiamo andare, andiamo. Diciamolo subito. Davide Papasidero. Nascondersi fa male. Amici di Rai 1, siamo arrivati alla terza anteprima, quindi all'ultima anteprima del Festival di Castrocaro 2013. È la 56esima edizione e noi... Davide ha cantato da piccolissimo in un karaoke. Si è iscritto da solo e io non l'avevo mai sentito cantare. Mai una povera illusione. Abbiamo capito che era la sua passione, ma io insistevo nel dirgli che doveva nuotare, che gli faceva bene. Più che normale. L'ho presa, diciamo, come una voglia di un bambino, insomma. Che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già. Inizialmente, appunto, questo karaoke l'avevamo presa tutti come un gioco, anch'io devo essere sincero, in prima persona. Poi invece mi hanno iscritto ad una scuola di canto i miei genitori e da là comunque vedevano piano piano i risultati, la crescita, quindi hanno detto perché no, proviamo. Ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta, e ormai non basta più, la realtà è diversa, lo sei anche tu. Quando si va a provare delle emozioni così forti, così particolari, non si riesce poi in verità neanche a capirle. Ma vedi quello che non c'è, riuscirai a liberare il tuo universo e troverai il coraggio che ora hai perso. Solo col tempo capirò la bellissima occasione che potrò vivere, insomma. La prima persona alla quale ho pensato quando mi hanno detto che ho vinto probabilmente sono stati i miei genitori, perché comunque se sono qui devo tutto a loro. La netta differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. Ciao! Ciao Davide. Sei pronta per la pizza? Sì, sono pronta. Beh, allora, è tutto pronto. Io intanto mi preparo. Sì, preparati. Un'altra persona sicuramente molto importante per me è mia nonna, perché purtroppo circa 2 mesi fa ho perso mio nonno ed è stato insomma un momento molto brutto per tutta la famiglia. Però sicuramente ci ha legato ancora di più. Passiamo tantissimo tempo insieme e facciamo tantissime cose assieme. Ad esempio ci divertiamo a cucinare come stiamo facendo oggi. Se ci smette, fa certe torte ed è una cosa magnifica. Cucina proprio... Ma non esageriamo. La canzone che mi piace di Davide è di quando era piccola, che c'aveva...